nuovo addio a Italia Viva. Elena Bonetti lascia Matteo Renzi. La deputata ed ex ministra annuncia che il cammino del terzo polo si è interrotto. Ma io voglio pensare al rilancio. Bonetti dunque proseguirà il suo percorso politico con Carlo Calenda. Non entro in azione, ma in ticket con Carlo Calenda, con il quale già lavoravo alla federazione tra Italia Viva e Azione, collaboro per la nascita di un nuovo soggetto aggregativo più ampio, afferma al Corriere della Sera, ho già collaborato efficacemente. Ritrovo anche Gelmini e Carfagna con le quali, nel governo Draghi, ho sperimentato un metodo che va ripreso. Sarà un lavoro di squadra. Profili, storie, personalità che si incontrano per formare una leadership condivisa al servizio di un progetto più ampio. Il vero pluralismo supera il leaderismo. E se Azione ha preso bene la notizia, lo stesso non si può dire del web. Tanti infatti i commenti, o meglio gli insulti, arrivati alla Bonetti dopo l'annuncio della rottura con i V. Insulti ai quali ha replicato lo stesso Calenda. Questi post fotocopia di militanti di Italia Viva, illiberali, violenti e caffoni, che da stamane attaccano Elena Bonetti, sono il sintomo di un'idea malata della politica ben oltre il livello sperimentato con i 5S in passato. Spero che la leadership di Italia Viva prenda rapidamente le distanze. Tra le critiche si legge, una sola risposta. Buffona e traditrice, andrai a sederti in Europa con un lauto stipendioso e il buffoncello Calenda ci riuscirà. E ancora, oltre a chi esprime delusione c'è chi l'accusa di incoerenza e ingratitudine nei confronti di Matteo Renzi.